Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su LEGO City Undercover per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, nello scorso episodio abbiamo rubato lo smeraldo peperone per, diciamo, farci amico pappalardo. Oggi direi di proseguire la nostra avventura. Guardate la targa dell'auto dietro di me, ha scritto Chase in lettere e numeri. Va bene, direi comunque di concentrarci perché mi stanno già videochiamando. Vediamo chi è che mi sta chiamando. È Kane. Sì, capo. Finora ci sei costato un'auto sportiva di lusso, un furgone penitenziario e un camion per le consegne pieno di congegni elettronici. C'è altro? Lo smeraldo peperone? Cosa? Quella gemma vale una fortuna. Vuoi forse ridurci sul lastrico? Perché l'hai fatto? Per infiltrarmi nella banda di Vinny Pappalardo. Chan lavorava per lui. Sei entrato nella banda di Pappalardo? Sono anni che cerchiamo di incastrarlo. Quindi adesso non hai più bisogno di Chan. Ok, ho un lavoro per te. Devi procurarmi delle prove fotografiche dei membri chiave della banda di Chan. Così potremo arrestarli e con un po' di fortuna uno di loro ci darà delle informazioni per mettere Chan dietro le sbarre. Mi servirà una macchina fotografica. Ci sei già costato abbastanza. Usa la fotocamera della tua trasmittente. Se non sai come funziona, puoi farti aiutare dall'agente Phillips. Ehi, okay. Ali, il capo dice che sai come far funzionare la fotocamera della mia trasmittente. Non sapevo ne avessi una. Che strano. Aspetta che controllo il tuo dispositivo. Ah, ecco il problema. Il tuo software non è aggiornato. Ci penso io. Ecco fatto. Ho inserito anche delle nuove suonerie. Che esagerata. Che ne dici? Grazie. Mi servono delle prove contro i membri principali della banda di Chan. Niente di più facile. Trova un buon punto di osservazione e segui le istruzioni sullo schermo della trasmittente. È facilissimo. Ellie, le mie foto non ritraggono i sospetti, ma solo la mia faccia. Tranne che per Frank. Ok ragazzi, se non sbaglio, questo l'avevamo già ascoltato la volta scorsa. Intanto ho già raggiunto la base di Chan. Allora vediamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo sbloccato la fotocamera. Sarebbe meglio che scopra cosa hanno in mente oggi. Se tengo sott'occhio il ristorante di fronte alla sfascia carrozze di Chan, forse li sentirò parlare dei loro piani mentre mangiano. Ok, dobbiamo salire lì. C'è anche un super mattoncino nella zona. Allora, aspettate, visto che siamo già vestiti da ladro, faccio che aprire questa porta qua. Perfetto, infatti c'è un super mattoncino qui dentro. E posso cambiare il colore della pistola. Ok, non so perché ho preso il colore rosso, ma vabbè, non importa. Ce n'è un altro lì di super mattoncino, però non riesco a raggiungerlo. Ok, forse ho capito come fare. Ah, aspettate, ho fatto bene comunque a cambiare colore alla pistola, perché dobbiamo spegnere quel pulsante lì. Ok, perfetto. Però recuperiamo anche queste monetine. Ok, possiamo procedere e... voilà. Sta uscendo qualcuno, eh. Ma come caspita parcheggiano? Sì, ho avuto l'idea giusta. Cosa fanno? Ok, sono entrati lì dentro. Purtroppo mi sa che l'altro super mattoncino non riesco a recuperarlo. Vabbè, non importa. Allora, trasformiamoci e ascoltiamo quello che dicono. Ok ragazzi, è di nuovo arrivato quel giorno della settimana. Dobbiamo pagare tutti quelli che hanno rubato delle auto per noi. Aprite bene le orecchie. Ping, tu devi vederti con Ray sul balcone della farmacia. Ling, Bobby ti sta aspettando nel vicolo vicino allo sfascia carrozze. E Feng, Blake ti consegnerà un'auto molto rara al noleggio delle limousine. Se avete capito bene cosa fare, rimanete in silenzio. Ottimo. Ora andate. Certo che se le auto le rubassimo da soli, faremmo molti più soldi.
3 crimini in 3 luoghi diversi. Come farò a ottenere delle prove fotografiche per ognuno di loro? Aspetta, forse ho trovato. Se salgo in cima alla pagoda nel parco, posso osservarli tutti contemporaneamente. Perfetto. Ottimo. Dai, allora prendiamo l'auto. Ma mi hanno già rubato l'auto? Ma non ci credo, era qua. Vabbè, mi prendo sto taxi. Grazie. Ok, andiamo allora alla pagoda nel parco. Ma dimmi te. Ok, eccoci qua. Ok ragazzi, forse ci siamo, quindi non c'era bisogno di colorare i fari attorno alla pagoda. Allora, raccogliamo tutte le monetine, saliamo la scala qua. Vai Chase, su. Ok, siamo arrivati in cima. Vediamo se Ping è già arrivato alla farmacia. Possiamo usare adesso la macchina fotografica. Allora, la farmacia. Ok, forse questi qua li abbiamo beccati, eh. Vediamo. Sì. E la prima foto è fatta. Niente male. Ok. Ho proprio esaltato il suo profilo peggiore. Ora sappiamo che ci sei tu dietro il furto di quella barca, Ping. Sotto con il prossimo, Ling, nel vicolo. Allora, nel vicolo, quindi qua. Eccoli lì. Perfetto. Ok, seconda foto andata. Colto sul fatto, Ling. Sei proprio un ragazzaccio. Ora mi manca solo una foto di Feng mentre riceve quell'auto rubata e ho finito. Ok, l'ultimo dovrebbe trovarsi qua. Eccola. Ah no, aspettate. Adesso forse. Sì, perfetto. Ah cavolo, Feng si vede ma l'auto è nascosta. Devo avvicinarmi e scattarne un'altra. Ok, scendiamo. Secondo me qua parte poi un inseguimento. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa è sicuramente l'auto rubata. Ehi tu, fermati. Ecco, lo sapevo. Via, 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 via. Ah, devo sconfiggerli. Vabbè, ragazzi, arrivo. Via. Attenzione. Allora, una in manette. Due. Due in manette. Aia. Steso. Esteso. Tac. E l'ultimo lo massacriamo così. Perfetto. McCain? Sì, capo? Sto guardando le foto che ci ha inviato. Non credo che guadagneresti molto come fotografo di matrimoni. Grazie. Ma come prove bastano e avanzano. Era quasi un complimento quello. Comunque, ho inviato degli agenti sotto copertura per arrestare gli altri membri che hai fotografato. Se Chan ti chiama, tu non sai nulla. Fino a quando uno dei suoi uomini non testimonierà contro di lui, non voglio che si allarmi. Sì, capo. Nel frattempo ho recuperato anche l'auto rubata. Ok. Ah, dobbiamo fare una prova? Vabbè, facciamo una prova. Capitolo 7, un lavoretto per Chan. Ah. Aspettate che mi stanno chiamando. Autista? Non so niente. Tranquillo, quasi tutti i miei uomini sono degli idioti. Ma non tu, tu mi piaci molto. Grazie. Aspetta, ma cosa sto dicendo? Posso aiutarla, signore? Sì, ho un lavoro per te. Vai al molo di Crescent Park. Ora! Ok. Gentile. Faccio che rispondere come lui. Allora, raggiungi il molo di Crescent Park. Vabbè, dirigiamoci immediatamente là. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Tieni gli occhi sulla strada, Chase. Ehi.
Fate largo. Sono passato sopra uno skateboard. Mi sa che è qua. Mi sa che siamo arrivati. Sì, siamo arrivati. Ok, parcheggiamo qua. Guardate che parcheggio perfetto. Mi sa che dovremo prendere la barca questa volta. Sei arrivato? Sì. In realtà era Feng a doversene occupare, ma non lo trovo, e nemmeno Ling, Fu o Ping. Saranno a bere un caffè da qualche parte. Stai dicendo che il mio caffè fa schifo? No, no. No! Qui c'è qualcosa sotto, e gli unici uomini che mi restano siete tu e questa marmaglia! Quindi, dato che i miei uomini più fidati sono scomparsi, sarai tu a dover fare questo lavoretto per me. Di che si tratta? Ti fornirò i dettagli più tardi. Nessuno deve esserne al corrente. Ho una barca ormeggiata al molo. Prendila e raggiungi l'isola Apollo. Vai! Ok, questa dovrebbe essere l'isola Apollo. Siamo già arrivati? Ah no, ok. Va bene. Imbarcazioni sbloccate, perfetto. Allora, dirigiamoci all'isola Apollo. Mazza che barchetta. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Perfetto, eccoci qua. Sei arrivato sull'isola Apollo? Sì. Autista? Sì, sì. Sì, signore. Bene, voglio che rubi un buggy lunare. Eh? Perché credi che ti abbia spedito sull'isola Apollo? Per comprarmi un gelato? Non sarebbe stato male. Entra nel centro spaziale e ruba un buggy lunare! Ma dimmi te! Mi serve un travestimento per entrare nel centro spaziale. Ok. Allora, dobbiamo entrare qua dentro, eh. Mazza, non è neanche piccolina come isola. Ok, allora, dobbiamo andare a visitare il centro spaziale. Costruiamo questa cosa qua. Vediamo se posso acquistare qualche costume. Ho un sacco di monetine, quindi dovrei essere in grado di... Anzi, l'abbiamo direttamente forse sbloccato. Allora, mi è andato un mattoncino d'oro, una nuova identità. Vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante. Ok ragazzi, mi sono travestito da guardia di sicurezza. Vediamo se funziona. Sì, mi sembra di sì. Ok, però vorrei prendere questo veicolo qua se si può. Ok, nessuno mi dice niente. Fantastico. Ok ragazzi, siamo arrivati. Lì c'è una cassa. Magari troverò una tuta spaziale. Sarebbe fantastico. In effetti potrebbe essere un buon travestimento, eh. Allora, fermiamoci qua. Qui si può entrare? No. Qui c'è un astronauta. Magari gliela possiamo rubare a lui. Allora, dobbiamo salire lì sopra. Facciamo un giro velocissimo qua attorno. Ah, guardate, si entra di qua. No, no, ma nessuno nota un ladro che sta spaccando una porta per entrare, eh. Ok, porta aperta. Qui dobbiamo colorare la pistola. Qui c'è qualcosa da costruire sicuramente. Cos'è? Eccola qua. Trovata. Perfetto. Chase McCain, astronauta. Fantastico. Allora, indossiamo immediatamente la tuta. Eccoci qua. Adesso forse possiamo muoverci un po' meglio, forse. Ok, adesso è a posto. Un raggio laser? Ah. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. Perfetto, così possiamo salire sul tetto.
Ah, aspettate, dobbiamo dargli una colorata. No, però dobbiamo trovare il colore blu. Speriamo che qui dentro, sì, qui dentro c'è. Allora, ricarica. E torniamo di qua. Diamo una colorata di blu alla piattaforma. Ok, così possiamo salire. Ritrasformiamoci nell'astronauta. Ok, possiamo salire su. Questo che caspita è? Qualcosa che possiamo utilizzare solamente quando siamo travestiti da astronauta. Caspita, è un teletrasporto. Ma non ci credo. Ma non ci credo. Fantastico. Andiamo nello spazio. Oh. Ehi, che facciata. Caspita, stavo quasi per vedere le stelle. Perfetto. Mentre tutti sono impegnati sulla navetta, io posso prendere il buggy lunare che è nascosto da qualche parte lì. Proprio al centro della navetta. Che bello. Ok. Chan vuole che rubi un buggy lunare. Wow. Già, ma come faccio? Sono nella sala controllo e il buggy si trova nella navetta circondato dai tecnici. Magari potresti fare qualcosa per attirare la loro attenzione. Ma non dovrebbe essere il contrario, scusa. No, perché a quel punto dovranno raggiungere la sala controllo e tu potrai intrufolarti nell'hangar. Ok, proverò a premere qualche pulsante a caso. Tanto cosa potrà mai succedere? Immagino che guidare un razzo sia più o meno come partecipare a un rodeo. Ok, ho sconfitto le guardie. E facciamo un po' di casino, ragazzi. Vediamo cosa riesco a trovare. Ok, ho sbloccato qualcosa di lì. Vediamo. Una specie di teletrasporto, ok. Essere scomposti in atomi fa un solletico da matti. Ah, aspettate, qui c'è qualcosa da costruire. Un altro quadro di un altro astronauta. Ok, qui invece c'è un altro quadro di un altro astronauta. Ok, qui c'è qualcosa da costruire. Un bello shuttle. Guardate lì. Cosa caspita succede? Ah, ok, mi ha fatto cadere giù quello. Ottimo. Calcolo della traiettoria di volo ottimale. Traiettoria di volo calcolata verso l'alto. Ok, ragazzi, qui c'è un altro teletrasporto. No, c'è una pistola qua. Ok. Mi serve il verde. Controllo del corretto funzionamento del diffusore di deodorante. Ma che cos'è? Aroma di pino silvestre confermato. Ripeto, pino silvestre. Ok, porta sbloccata. Possiamo salire su. Lì c'è un altro teletrasporto. Sembra ci sia un buco in questa pista. Sì, perché c'è della da spostare della roba. Fortuna la batteria del mio orologio è molto più piccola. Ok, ultimo quadro completato. Vai. Ok. Perfetto, ci sono le piastrelle che mancavano. Mi serve un tecnico che controlli l'alloggiamento del giunto dell'ugello SRB. E poi mi serve un altro tecnico che mi spieghi cos'è l'alloggiamento del giunto dell'ugello SRB. Bene. È il portabicchieri per caso? Dai, spingi, spingi. Ok. Della dinamite. Perfetto, scendiamo velocemente. Via, che esplode tutto.
Ok, possiamo passare e premere questo pulsante. Una specie di ascensore. Salve ragazzi. Uno. E uno, due. E... tre. Ne manca solo uno qua. Guardalo. Ora devo trovare il modo di far uscire tutta quella gente dall'hangar. Allora. Controllo radiotrasmettitore navetta. Allora, apriamo prima questo. Crazy Dave in diretta non stop per voi con tutte le hit del momento. Questi affari qua. Il radiotrasmettitore funziona alla devono grande. Andare qua dentro. Probabilmente. Infatti, vedete? Infatti, questo qua prima non ero riuscito a inserirlo. Ma per il semplice fatto che deve essere inserito da sopra. Ok. Ok, ho fatto anche piazza pulita di tutta questa roba qua inutile. Apriamo ancora questo. Ecco l'ultimo. Perfetto. Monetine prese. E voilà. Ok, teletrasporto attivato. Siamo finiti qua sopra. Preparazione finale avviata. Rifornimento della navetta in corso. Tira giù qua. Livello di carburante della navetta all'1% è in aumento. Livello di carburante della navetta al 2% è in aumento. E tiriamo giù anche questo. Il rifornimento della navetta si è bloccato al 3%. Qualcuno ha una tanica di benzina piena in macchina? Ma che cos'è? Nessuno? Sì, questo dovrebbe attirare la loro attenzione. Perfetto. Spero che quel condotto di ventilazione porti all'hangar. Wow. Allora, saliamo su e buttiamoci dentro al buco qua. Tutti i tecnici ritornino nella sala controllo. Ok, siamo dentro, eh. Mi chiedo se la mia patente valga anche per i razzi. Ellie, come porti il bachi lunare fuori dalla navetta? Dovrebbe esserci un pulsante che attiva la piattaforma di carico e scarico. E ha bisogno della corrente per funzionare, vero? Sì, perché? L'ho disattivata per entrare qui. E ora la sala controllo è piena di gente. Già, aspetta un attimo. Ok, nell'hangar ci dovrebbero essere dei laser ad alta intensità. Puoi usarli per fornire energia alla navetta. Wow, su questa enciclopedia online si trova veramente di tutto. Bene. C'è altro che dovrei sapere? Le precipitazioni medie annue a Lego City? Grazie, Ellie. Ok, perfetto. Ci ha fornito delle informazioni importanti. Qui dobbiamo cambiare colore alla pistola. Non so quanto durerà questo episodio, ragazzi, eh. Perché stiamo andando parecchio avanti. Ok, perfetto. Scala sbloccata. Allora, coloriamo quello. Questo possiamo distruggerlo. Coloriamo anche quello. Gli ho dato una colorata pure al tipo. Ok ragazzi, è apparsa sta roba qua. Risolvendo questo enigma qua sotto. Mi serve la pistola. Laser 1 collegato. Perfetto. Allora dobbiamo aprire praticamente l'hangar. Ok, c'è della roba interessante dentro queste casse, quindi ho fatto bene a romperle. Adesso dopo ricostruiamo anche quello. Nel frattempo diamo una colorata a... vediamo, qui c'è una cassa da spostare. Allora, spostiamo questo. Poi probabilmente dovremmo far arrivare qualcosa tramite il teletrasporto. Allora, andiamo a costruire questa cosa qua. Ah no, è una pistola. Una pistola... ah, ok. Allora, cambiamo colore. Mi serve il rosso. Perfetto, cosa abbiamo sbloccato? Quello. Che però dobbiamo colorare nuovamente di argento per fare in modo che rifletta
il raggio laser. Ok, perfetto. Allora, lo coloriamo d'argento e in teoria dovremmo aver completato tutto quanto. Laser perfetto. Collegato. Sistemi della navetta attivati al minimo. Ok, ecco il rover. Dobbiamo salire lì sopra, con quell'ascensore lì. Però prima dobbiamo sconfiggere queste due guardie. Una è andata. E due. Uno. Giù di cattiveria. E via. Sì, ma una passerella un po' più larga no, eh. Ok. No, quella cosa lì non si può toccare. Via questo. Qui apriamo e andiamo a vedere cosa contiene quella cassaforte. Cosa contiene? Qualcosa di utile. Una specie di scheda da utilizzare qua. Ok, perfetto, abbiamo spostato il ponte. Attiviamo questo. Molla. No, si è rotto. Vabbè, non importa, scendiamo. Eccolo qua. Saliamo a bordo. Via, tutta velocità. Frena. Vai, vai, vai. Woo! Ehi, quella è la mia auto. Non è la tua auto. Sei così possessivo. Va bene, è la nostra. Comunque non è sua. Andiamo. Cosa fa? Ma no. Spero che gli uomini di Chan mi stiano aspettando al molo. Non li vedo. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato la missione centro spaziale sull'isola Apollo. Eccoci qua. Autista, cattive notizie. I miei uomini non sono al molo. Ah sì, lo vedo anch'io. Sono in ritardo. E per ritardo intendo che non hanno ancora mosso il loro DDR. In realtà sono partiti. Ah, ecco. E io chi sgriderò adesso? Arriveranno fra poco, vero? Credo di sì. Finché non arrivano, cerca di non danneggiare il buggy lunare. Scusa, ma ora esco in strada a urlare a qualche sconosciuto. Ci vediamo, autista. Così. Allora, siamo saliti a bordo. E dobbiamo stare attenti. Evita la sicurezza dell'isola di Apollo fino all'arrivo degli uomini di Chan. Via, 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 a tutta velocità. Dai ragazzi, 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Attenzione, qui è la sicurezza. Sì, dica. Siete pregati di rientrare tutti alla base. Ok. Oh, finalmente ce l'avete fatta. Ok. Era ora, ragazzi. Perfetto, buggy consegnato. Ci stanno riportando in città. Adesso ci pensiamo a noi, tu non seguirci. Ok, il buggy è tutto vostro. Capitolo 8, il salvataggio. Ok ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di LEGO City Undercover qua. Non so quanto è durato onestamente. Non so neanche se ve l'ho diviso in due parti.
Spero comunque che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su LEGO City Undercover. Alla prossima, ragazzi!